Ciao nipotelli, benvenuti nella mia cucina. Ho Oggi sistemiamo un cavo XLR jack, tutto sbagliato. Praticamente attaccato a un microfono non funzionava con nulla, ma i collegamenti tramite tester effettivamente dicevano che da qualche parte il cavo non è assolutamente interrotto. Quindi cosa si va a fare in questo caso? In questo caso si va ad aprire la parte più facile, ovvero il jack stereo, anche se a noi servirebbe mono, ma chi se ne? In caso lo andiamo a cambiare. E notiamo subito che è fatto abbastanza bene, nel senso che abbiamo il canale destro nel punto giusto, quello centrale, il canale sinistro nascosto qui sotto nell'altro pin e la massa è collegata alla massa, niente di anormale. Cosa c'è di anormale quindi? Lasciando stare questo che adesso lo cambiamo comunque. Chi ha fatto il cavo XLR che io ho già aperto per evitare brutte sorprese, ha pensato bene di unire ovviamente canale destro e canale sinistro in un unico pin, ha fatto benissimo visto che comunque serviva mono, collegare la massa in un pin e fare un ponte fino a un altro pin. Il cavo XLR appunto ha tre poli, tralasciando quello dove andrebbe messo la vite, a noi non ci interessa. Cosa c'è di sbagliato in questo cavo? Ve lo dico subito perché io giustamente, essendo un tecnico audio di fama mondiale, so che ha sbagliato chi è che ha fatto questo cavo perché forse pensava andasse bene in questo modo. Allora, noi abbiamo, guardando da qui, il pin 1, 2 e 3. Quindi rispettivamente ruotando così l'XLR abbiamo 1 sulla sinistra, 2 sulla destra e 3 qui in basso. Quindi 1 a sinistra e 2 a destra. Abbiamo questa massa che va su 1 e 2. Mentre per quello che mi ricordo io, perché vi ricordo appunto come dicevo poco fa, io sono un tecnico audio di fama mondiale proprio. Come vanno fatti questi collegamenti se vogliamo utilizzare un jack mono, facendo finta che i cavi siano soltanto due, ovvero linea audio e massa? Semplicemente il cavo massa va saldato su 1 e su 3, mentre sul pin 2, dove adesso c'è la massa, va saldato il cavo linea. Quindi, chi è che ha avuto questa brillante idea? Non lo so, però ha pensato bene che andasse bene in questo modo. Quindi, dissaldiamo tutto e risaldiamo tutto da capo. Ok, e da questa parte abbiamo risolto. Per evitare problemi di contatto di questo pin qui con il resto della massa, gli mettiamo un po' di nastro isolante attorno, in questo modo, e poi possiamo andare a richiudere questo lato. Poi, poiché stiamo rifacendo tutto quanto, io cambierei anche questo qui. Visto che è stereo e a noi stereo non serve, con lo stesso modello però mono. Ovviamente aggiungiamo sempre lo stagno, pur non essendo una produzione industriale, quindi con un tipo di stagno abbastanza comune, è comunque uno stagno vecchio e non sappiamo che tipo di stagno comunque hanno usato a livello qualitativo e da quanto tempo è stato utilizzato. Poi, se riesco a non romperlo, tolgo anche la massa. Ok, il mio predecessore ha pensato bene di togliere questa parte in molla. Forse perché non riusciva, o semplicemente il cavo è troppo grande per inserirlo. Vediamo. Ma in effetti si fa un po' di fatica. Però comunque entra. Quindi no, caro mio, sono un grandissimo stronzo. Mettiamo anche la protezione in gomma e prepariamo il nostro nuovo connettore. Allora, poiché bianco e rosso vanno insieme, li prepariamo insieme. E tagliamo pure un po' di guaina per recuperare un po' di filo di massa. Piccola curiosità, questo cavo si vede che è vecchio
ma di qualità, perché oltre allo spessore dei fili e della guaina e del fatto che la calza sia abbastanza fitta, fra la calza e i due cavetti interni c'è un'altra ulteriore calza in cotone. Quindi, se pensate di buttare via un cavo semplicemente perché vi sembra non funzionante, perché tanto ormai adesso costano abbastanza poco questi cavi qui, considerate il fatto che magari quelli che volete acquistare adesso sono di qualità nettamente inferiore a questi. Così, tanto per farvi ragionare 5 minuti. Finito. Ho recuperato un buon cavo XLR jack mono di almeno 4-5 metri, comprando un connettore da 1 euro e rimediando a un errore fatto da chi l'aveva concepito prima di me. Se questo video vi è servito, vi è piaciuto, vi ha fatto piacere o semplicemente vi ha fatto cagare, lasciate comunque un like di incoraggiamento, un like perché vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici audiofili, con i vostri amici a cui piace l'audio. Se secondo voi ho sbagliato lo schema, ben venga, linkatemi qui sotto nei commenti il giusto modo di collegare i cavi. Io adesso questo qui lo vado a consegnare al suo proprietario e vediamo se mi canta qualcosa. Perché non ve l'ho detto, sì, forse può darsi che questo è un cavo per un microfono. Forse ve l'avevo già detto. Non lo so. Io vi saluto, ciao e alla prossima!